prendere esempio dal punto di primo intervento di Cervia per alleggerire il carico di lavoro dei pronto soccorso ospedalieri. È in sostanza questo il messaggio che Regione Emilia Romagna e Ausro Romagna hanno lanciato venerdì dalla casa di comunità di Cervia, diventata dal 2020 punto di primo intervento territoriale, ovvero luogo di riferimento per tutti quei pazienti che si presentano con problematiche a cui vengono assegnati i codici minori, verde e bianco. Eventuali codici gialli e codici rossi invece tramite ambulanza vengono accompagnati in ospedale. Dall'1 settembre 2021 a Cervia operano i medici della continuità assistenziale, ovvero la guardia medica, e i medici di famiglia, insieme a infermieri provenienti dal pronto soccorso fornendo assistenza 24 ore su 24. Nei mesi estivi, quando la popolazione locale aumenta per l'arrivo dei turisti, viene rinforzato anche il personale sanitario. È importante separare le operazioni, gli interventi tempo dipendenti per salvare la vita alle persone attraverso la rete del 118, attraverso la presa in carico negli ospedali hub, nelle DEA di primo e di secondo livello, dalla marea di prestazioni che sono il 70% che riguardano i cosiddetti codici bianchi e codici verdi, che possono essere intercettati nel territorio. In questa casa della comunità completa, hub, con tanto di radiologia, di specialistica, di tutti i servizi che sono necessari per prendere in carico il cittadino nel momento dell'urgenza, ma anche per programmarne poi visite, follow up e via dicendo. Qui si concentrano tutte quelle prestazioni urgenti dei codici bianchi e codici verdi, che peraltro sono nella misura praticamente identica a quelli che erano in periodo pre-pandemia. Siamo ormai arrivati a 12.000 accessi all'anno, che quindi sono presi in carico da equip di medici di continuità assistenziale, specialisti, infermieri di emergenza-urgenza, integrati fra di loro e in un ambiente che comprende poi anche i servizi appunto di medicina di territorio e tutta la diagnostica di base. Rappresenta l'espressione di quello che normalmente noi tecnici chiamiamo cure primarie, cioè tutte quelle prestazioni che appunto non hanno bisogno, pur essendo importanti, pur essendo, vuol dire, una parte preponderante del bisogno sanitario espresso dalla popolazione, non hanno bisogno di una struttura di protezione come quella di un ospedale. Quindi si accomunano medicina generale, servizi sociali, punti di accesso diretto, specialistica ambulatoriale, che vuol dire consentono appunto di trattare in loco, vuol dire, gran parte delle prestazioni, evitando l'accesso in ospedale anche per un semplice approfondimento. Si pensi che qua dentro abbiamo una radiologia che è dotata di una TAC, che è dotata di una risonanza magnetica articolare, i traumi sono una delle cose più frequenti nell'ambito, in questi ambiti. Rappresenta, diciamo, l'espressione della integrazione tra la medicina generale, che storicamente è da ambulatorio in solo, oggi vuol dire la medicina generale, una medicina di gruppo che si integra con gli infermieri, che si integra con gli assistenti sociali, che si integra con gli specialisti. Questa è una soluzione che deve essere apportata, diciamo, a regime, a livello anche regionale, per intercettare sul territorio il 70% di quelli che oggi sono gli accessi ai pronti soccorsi, che sono certamente bisogni urgenti di salute da parte del cittadino, ma non sono emergenza tempo dipendente, a rischio vita. E quindi occorre, i medici sanno valutare l'entità del problema, qualora riscontrassero un problema più grave. Ci sono i collegamenti immediati con i DEA di primo e di secondo livello, quindi con le strutture specializzate in cui si possono praticare quegli interventi tempo dipendenti, ma tutto il resto, il 70% delle prestazioni che oggi vengono erogate nei pronti soccorsi, in queste strutture possono trovare soddisfazione in tempi minori di attesa rispetto a quelli noti, e soprattutto con un'equipe medico-infermieristica che possa prendersi in carico il cittadino. Noi in tutta la Romagna abbiamo qualcosa come 83.000 accessi su 480.000 e i tempi di attesa qua, per quelli che sono dei codici, ovviamente per quello che dicevo prima,
tendenzialmente bianco-verdi, okay, abbiamo dei tempi di attesa molto molto migliori di quelli di un pronto soccorso a Cesena piuttosto che a Rimini. Per quale ragione? Perché là sono impegnati per tante altre cose e sono congestionati da un insieme di accessi che strutture come quelle che qui oggi noi stiamo, diciamo, implementando dovrebbero evitare.